Buongiorno e buon primo novembre a tutti. Buon primo novembre, sta finendo anche questo 2019 e c'è la cerimonia tutti i mesi. C'è il cambio, eccolo qua. Eravamo a ottobre con la foto da Giverny dove c'è la casa di Monet e c'è già aria di festa, fuochi artificiali. Siamo a novembre, fra poco incominceranno le luminarie natalizie alla fine di questo 2019, un ottobre che ha regalato una vittoria contro il Genoa, un'altra vittoria ieri sera con la Spal, un pareggio ai ai contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma. Cosa ha detto la partita di ieri? Una parentesi su Paquetà la riserverò nel prossimo video e vi dirò quello che penso di Lucas, Sua Maestà Paquetà. Ma ieri c'è stata la grande rivincita di Suso, il cardellino che ha fatto risentire la sua musica soave nelle orecchie. Quando ha messo la palla, io ho mandato una veloce, per non deconcentrarmi, WhatsApp a dei miei amici. Adesso Suso mette la palla lì e segnerà il gol su punizione. Non era francamente difficile pensarlo. E in effetti Suso ha disegnato una meravigliosa, morbida traiettoria con un colpo di pennello che sembrava morbido come quelli di Degas e ha messo la palla all'incrocio dei pali. Signori, non sono stato mai d'accordo con Suso out. Suso è imprescindibile da questo Milan, a meno che Pioli inserisca invece di Castillejo, che si è impegnato ieri, è un giocatore che dà tutto quello che ha e poi è stato anche sfortunato perché ha colto la traversa da 0 metri, lì di solito si segna. Però posso capire se magari inserisse lì Rebic o Leao, allora voglio capire che cosa possa cambiare. Con Castillejo è meglio Suso, con Castillejo è meglio Suso, si dà molto da fare Castillejo, giocatore generoso, però è meglio Suso. Se poi, ripeto, si voglia cambiare con un modo completamente diverso da giocare e si mette Rebic e Leao, beh, allora non lo so. Ma altrimenti Suso è imprescindibile per questo Milan. Perché va via l'uomo, dà sempre l'impressione di essere pericoloso. Secondo me, Suso out, lo scrivono sempre i giocatori, i difensori di quella fascia e gli allenatori delle squadre avversarie. Scrivono Suso out, si augurano che Suso sia out. Ha respirato, è ritornato, ha giocato una partita recuperando dei bei palloni. È chiaro, non è il più grande fuoriclasse che abbia indossato la maglia del Milan, però non è il coacervo di tutte le disgrazie di questa stagione. Mi dicono: ah, Suso, 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 e Suso è Suso, Suso ce l'ha il Milan, Suso ce l'ha il Milan. Mi direte, beh, adesso è bello, adesso ha segnato. No, ripeto, mi mettete Leao, mi mettete Rebic, aspetto. Ma se per giocare con questo 4-3-3 senza Leao e Rebic su quella fascia, Suso è imprescindibile. Mi auguro che ora riprenda fiducia, come tutta la squadra che ieri ha ripreso fiducia, mi è piaciuto molto. E ho visto delle pagelle incomprensibili per me, nel rispetto, ho visto dei 5 a Benassere e 4 e mezzo a Paquetà e 6 e mezzo a Castillejo. Un collega ha fatto queste pagelle. Il calcio è materia opinabile, opinabilissima, però 4 e mezzo a Paquetà e 5 a Benassere. No, non lo so, mi interessa anche il vostro giudizio. Io non sono d'accordo. E per fortuna tutti sono d'accordo con 6 e mezzo a Suso e che chissà che il cardellino torni, esca dalla sua gabbia, torni a cantare felice e saremo più felici noi e diventerà non più Suso out ma Suso in come la palla che va dentro in the box. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo.